mio secondo CEM e mi sto divertendo da matti come l'anno scorso. È una cosa bellissima ritrovarsi tutti insieme a suonare strumenti diversi. Poi c'è l'opportunità di provare strumenti che magari nella propria città non ci sono e quindi nella propria banda magari mancano alcuni elementi e qui puoi suonarli ed è una cosa bellissima. Poi siamo tutti insieme con tanti amici. Ho avuto un po' di problemi per costruire delle amicizie, ma dopo ho conosciuto degli amici che mi aiutano, mi sorreggono in questo primo CEM, mi danno consigli, come muovermi, così. E grazie a loro questo CEM è bello, divertente. Mi ricordo ancora il primo CEM a cui ho partecipato e non conoscevo nessuno, assolutamente nessuno. Mi sono trovato benissimo fin da subito, molto meglio di quello che pensavo. Sì, insomma, è stato tragico, tragica la fine della settimana dove gli amici che avevo conosciuto non li avrei più visti fino all'anno dopo, perché i partecipanti del CEM vengono un po' da tutto il nord Italia. Il ricordo che ho abbastanza sfumato, ma quello che ricordo meglio è la grande opportunità che ho avuto di stare insieme ad altri ragazzi della mia età e anche più grandi, perché avevo 13 anni, di stare sempre insieme e soprattutto confrontarsi a livello musicale, che è sempre stata, insomma, è una cosa abbastanza interessante per dei ragazzi di questa età, potersi confrontare per scoprire i propri limiti e le proprie possibilità. Si crea un fortissimo legame tra i partecipanti in forza del fatto che suonano e forse semplicemente in forza di quello, niente di più a volte, niente di meno di quello, nel senso che quello che si osserva anche in queste edizioni, così come nel passato, è che c'è una forte coesione del gruppo dovuta non a, diciamo, a una visione comune delle cose, ma semplicemente al fatto che si stia assieme tanto tempo per suonare. E questo è il forte legame che c'è. La giornata è divisa in momenti ben scanditi, nel senso che si comincia di primo mattino lo studio musicale, il riscaldamento, si studiano alcuni brani, c'è una prova d'assieme e poi si passa all'organizzazione della parata, della marching band, che sono due esperienze formative fortissime. Molto spesso la banda viene chiamata e il gruppo di fiati viene chiamato a esibirsi anche in parate. Per fare questo non ci si può improvvisare, non possiamo dare nulla al caso e ci sono delle regole, io li chiamo suggerimenti, che devono essere uniformi e concordi a tutti. Le marching band mi attraggono, cioè è un suonare marciando, componendo anche figure, è impegnativo ma gratificante quando uno spettacolo esce bene. Trattino sopra, gli ottoni, trattino, l'ultima nota. Nel pomeriggio ci sono delle prove di sezione dove i ragazzi, seguiti dagli insegnanti, hanno modo di mettere a punto le proprie parti. 1, 2, 3. E poi si continua con altre prove fino a cena. E il tutto penso funzioni egregiamente, cioè i ragazzi hanno anche spazi, non è che siano dei forzati della musica, hanno molti spazi per loro, hanno una lunga pausa nel pomeriggio dove possono appunto stare insieme, giocare e quant'altro, insomma. Quindi penso sia un'organizzazione ottimale. L'idea che magari i ragazzi possono nell'arco di una giornata suonare fino a 6 ore, uno dice ma è come un lavoro, ma questo poi in realtà non è, perché il lavoro è molto diluito e poi soprattutto è molto vario, e questo credo sia la carta vincente di questa organizzazione.
non pensavo che era così, perché quando avevo visto la giornata tipo ho detto oddio si suona troppo, ma invece è molto divertente e soprattutto mi sembra migliorare e per questo continuo. Invito tutti a venire al CEM perché ci si diverte, si suona un po' troppo però vabbè, piccolo sacrificio, grande risultato. Il fatto che in una settimana si riesce a preparare una sfilata e anche un concerto e quindi questo comporta un grande impegno da tutti ed è bello vedere queste cose. Si suona tantissimo ma ci si diverte moltissimo, si apprende tantissimo, io sono migliorato da così a così in un anno e a quest'anno sto cercando di fare tutto il possibile per migliorarmi ancora. E per quanto riguarda lo staff, la parte musicale, se vogliamo, non dico che è la parte minore della giornata, perché poi dopo ci si trasforma anche in educatori, quindi nello stare insieme, nel rispettare gli altri, nel giocare anche insieme, però sempre rispettando appunto determinate regole di convivenza e eccetera eccetera, quindi lo staff diciamo che è coeso anche per quanto riguarda gli intenti. Questo è il mio quarto CEM da insegnante e ogni anno scopro delle cose diverse e sempre più interessanti rispetto al ruolo proprio dell'insegnante. Quello che a me stimola di più nel fare questa cosa è l'idea di confrontarmi con ragazzi che hanno oramai 15 anni meno di me, moltissimi anni meno di me, e cercare di trovare un mezzo di comunicazione che possa stimolarli a crescere, quindi tornare a casa con un bagaglio culturale più ampio, sia rispetto allo strumento stesso, che è la cosa che francamente mi interessa di meno, ma soprattutto rispetto proprio al loro modo di socializzare, di esternare le proprie emozioni attraverso uno strumento, che è la cosa che mi interessa di più e la cosa più difficile in assoluto. L'esperienza di insegnamento ha significato inizialmente un certo spaesamento dovuto al fatto che è avvenuta in un arco relativamente breve di tempo rispetto al mio ultimo CEM. Tant'è vero che tuttora possono esserci dei momenti di difficoltà nel mantenere, diciamo, forse le dovute distanze, non so come dire, il giusto rapporto a docente-discente all'interno del gruppo. Trovo che la cosa più importante in questo senso sia però quella di saper dimostrare anche, non solo quando si suona nel gesto sonoro, proprio nell'atto del suonare, ma anche al di fuori di questo, sia di dimostrare, dicevo, la presenza, cioè il fatto di esserci. Io ho ragazzi che conosco ormai da quando ho iniziato il CEM e che periodicamente telefonano per sapere ma com'è andato quest'anno, com'è stato, e quindi credo siano esperienze che segnano i ragazzi profondamente. Sono ragazzi che una volta fatto il CEM non smettono più di suonare. Siamo tutti molto affiatati e ci piace stare tutti insieme, suonare, e quindi poi ci sosteniamo l'uno con l'altro ed è bello. Aiuta a migliorare anche durante le marce o a suonare, poi aiuta anche a fare amicizie. I primi giorni saranno quelli più impegnativi, però alla fine dopo ti diverti lo stesso, quindi venite perché è molto bello. Se volete venire al CEM ricordatevi sempre di portare il cappello, sempre. Di venire perché è veramente bellissimo. Perché è meglio. Perché è meglio. Perché è meglio. Venite assolutamente. Una settimana, tanto non è tanto tempo. Cos'è? Vi ruberà qualche aperitivo, basta. Aperitivo. Nani. Okay. Vabbè. Perché hanno 6 anni. Era mossa. Ma non l'asilo, cazzo.